Vi ringraziamo per i feedback che abbiamo ricevuto. Più di noi siete in grado di fare, è un'azione preziosissima per noi, per chi amministra. Città periferiche verso Torino, quindi primo elemento, secondo. Poi taccio perché oggi sono qua per ascoltare voi. Grazie mille, lascio la parola a Chiara Gaiola. Ci ha fatto passare varie notti in bianco. Thank you very much, Ilaria. You're not only change makers. Ci siamo posti, diciamo, come meta e obiettivo l'essere dei punti di riferimento forti da cui loro potessero trarre, diciamo, forza per poi essere qua all'evento finale e portare avanti la loro istanza e la loro volontà di cambiamento. Giovanni di Settimo e Compagnia 3001. Lui è arrivato, ci ha presentato questo brano a metà. L'abbiamo scritto, ma ce le tenevamo per noi. Per chi come noi si è ritrovato a un certo punto solo, voleva condividere la propria arte. Gli Anniversity è un progetto di dialogo strutturato, di confronto fra giovani e decisori politici che ha avuto una durata di un anno, ha coinvolto oltre 300 giovani, ragazzi e ragazze del territorio di Settimo tra i 12 e i 29 anni. L'obiettivo era creare spazio veramente di confronto fra i ragazzi e i decisori politici e riscrivere delle politiche giovanili di Settimo che potessero dare una cornice, delle indicazioni all'amministrazione di quelli che erano i bisogni dei giovani. Dopo due anni sostanzialmente di fortissimo distacco fra quella che era la popolazione giovanile e l'amministrazione, l'ente, le istituzioni della città. E che tipo di aspettative hai rispetto all'impatto che gli Anniversity avranno in futuro della città di Settimo? Secondo me può avere solo impatti positivi, perché comunque almeno per quanto riguarda me, la mia classe, la mia scuola, è un progetto che ci è piaciuto molto sin dall'inizio. Andiamo avanti un po' più velocemente, abbiamo chiesto delle domande tipo quanti pasti consumi i piccoli fanno così? Genitori e aiuti nelle pulizie di casa. L'Anniversity è un progetto che mi ha fatto sentire molto più parte di Settimo. Periodo di formazione, quindi il periodo in cui noi frequentiamo la scuola. Perché per vari motivi. Secondo me non ha tempo, però. Ragazzi con disabilità che hanno proposto alcuni di questi articoli. Con Cinepia ci sarà una proiezione, il film si chiama Ghost Dog, vero Fabio? Ok. E alle 21.30 al Dega, quindi ogni una volta al mese c'è una proiezione cinematografica. Questo mese ad esempio c'è. E poi creato questo spazio all'interno del parco, una Instagram e il pomeriggio è abbastanza libero, ma si può organizzare anche quando vuole. E adesso invece passiamo a un'altra faccia, diciamo, del tema dell'autonomia, che è quella della casa. E quindi invito Flora e Andrea. Noi chiediamo all'istituzione proprio di costruire e aiutarci a costruire degli spazi di supporto in questo nostro percorso, spazi di supporto che possono darci delle informazioni e delle formazioni tramite anche le associazioni. Spazi che possano essere adibiti per permettere a noi di abitare insieme. E ovviamente l'inclusione non può non tenere conto della popolazione di giovani di recente arrivo in Italia e quindi io avrei piacere di invitare tra queste persone che hanno fatto questa esperienza, Rashad. Tunisia welcomes many young people of foreign origin to its territory. Non solo i 110 giovani che sono all'interno del progetto SAI territoriale. L'idea di monitorare. Noi adesso stiamo facendo questo manifesto, ci abbiamo lavorato un anno, però ci interroghiamo anche su come monitoriamo la realizzazione. Il prossimo grande passo sarà l'University 2.0 durante questo prossimo anno. E fare parte del gruppo informale Co-Cattivi, un gruppo informale e che vi piace, che vi interessa sul vostro territorio, come il Deca Urban Lab. Grazie a tutte le cose che siamo riusciti a dire e alla grandissima disponibilità sia della sindaca che di tutti gli assessori, probabilmente riusciremo ad effettuare veramente qualcosa per un buon anno.
buona volta e che non si dica che i giovani sono sempre solo quelli a parlare e a non fare mai nulla, ma penso che questa volta ci sia un effettivo impatto in tutto quello che abbiamo detto, sia come scuola, sia come progetto e sia come insieme di tutte le associazioni che ci sono state. Ci ha anche permesso in un certo senso di cambiare dei tratti del nostro carattere introversi. Persone leggermente più grandi all'interno della scuola, magari di quinta, di quarta. Gratuitamente grazie alla biblioteca Archimede. Ciò a cui puntiamo, come avete capito, è il Sereno Regis. Grazie. Allora, parlando di Young Diversity, penso che sia una bella opportunità e che però non abbia ancora dispiegato tutte le sue potenzialità, che significa prendere in carico le richieste dei ragazzi e delle ragazze rispetto ai linguaggi. E dunque stamattina abbiamo avuto un assaggio di linguaggi diversi attraverso i quali esprimersi, che sono la musica, che sono i video, ma sono anche il cucinare e fare cose concrete. Penso che solo in questo modo saremo in grado di far esprimere tutti e tutte, perché la parola è importante, ma non è l'unico linguaggio. Se ne possono usare altri, grafici, visivi, di movimento anche, si può usare il corpo. E quindi la mia speranza è che si possa proseguire in questo percorso includendo veramente tutte le persone attraverso i modi che loro prediligono per esprimersi e per esprimere i loro bisogni.